tre temi hanno dominato la risposta europea alla crisi energetica: ridurre la domanda globale di energia, contribuire a ridurre i costi per i consumatori ed elaborare dei piani per evitare di dipendere dal gas russo. Il primo obiettivo ha ricevuto una spinta inaspettata dall'inverno relativamente mite di quest'anno. Ciò significa che la domanda non è così forte come avrebbe potuto essere con un inverno più freddo. Il tetto ai prezzi, le tasse sui ricavi extra e i sussidi hanno contribuito al secondo obiettivo di ridurre i costi per i consumatori. Per quanto riguarda il terzo obiettivo, abbiamo assistito a una rapida crescita dei piani per la costruzione di nuovi terminali per GNL e gasdotti, di iniziative per accelerare i progetti di energia rinnovabile e degli sforzi per aumentare l'efficienza energetica. L'ultima parte è importante perché Bruxelles deve rispettare l'impegno a lungo termine di essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio.